avevano sognato che si poteva vivere in piedi, avevano sognato che il destino dell'uomo non poteva essere sempre un castigo, avevano sognato che la felicità di tutti era possibile, avevano sognato di creare una legge giusta davanti alla quale saremmo stati tutti uguali e avevano osato far diventare realtà i sogni, perché quelli di cui sentiamo la mancanza, senza tante storie né favoreggiamenti, avevano raggiunto la dimensione superiore dell'essere umano. Ed è per questo che ne sentiamo la mancanza, perché erano rivoluzionari, erano cresciuti nel secolo peggiore e avevano tentato di renderlo migliore. Avevano scoperto che la storia è una truffa e si erano fatti saggi per riscriverla con la calligrafia della dignità. Erano chiamati a trionfare e avevano preferito essere solidali. Si erano spogliati della pelle della patria per abitare la grande famiglia umana. Quelli di cui sentiamo la mancanza non hanno statue nei parchi, ma sono in salvo nella memoria. Grazie. Ti volevo chiedere una riflessione su questo. Sì, intanto volevo dire una cosa a proposito della lettura di Savino. Ha scelto un testo, un brano, quelli che, di cui sentiamo la mancanza. Bene, lo ha letto proprio con la temperatura e la tensione che aveva Sepulveda quando l'ha scritto, quando lo scrive. Lo scrive con una carica di compassione, di collera e di coraggio che Savino ha saputo rendere. Questo libro è pieno di questa tensione, di questa temperatura dell'impegno e della fraternità dovuta alle persone, che ha, ai compagni con cui ha lottato e che chiama tutti quanti giustamente rivoluzionari. Un testo come quelli che, di cui sentiamo la mancanza, poteva essere scritto da qualunque persona melanconica, nostalgica, noiosa. Questo è esattamente il contrario, cioè la bandiera del contrario. Questo ha scelto bene questo testo perché rappresenta l'insieme di tutti questi scrittori.